Buongiorno a tutti, grazie intanto a Barbara, Gianni e agli altri dell'invito. E mi piace molto intervenire dopo Don Massimo, non tanto perché io debba adesso aggiungere ulteriori episodi di cronaca ai fatti già ben descritti, quanto perché è del tutto evidente che questo tipo di sforzo che si fa oggi è qualcosa di estremamente urgente e importante e da coltivare. E mi auguro che riusciate un po' a costringervi, se posso usare questa formulazione un po' brutale, nel fare essenzialmente questo. Perché noi abbiamo molto, molto, credo tutti, bisogno di momenti in cui torniamo a respirare attraverso un confronto di idee libero, appassionato e non tanto di una riproduzione progressiva di correnti, sottocorrenti o quant'altro, che penso semplicemente siano totalmente inadeguate alla fase che stiamo vivendo e cercando tutti di interpretare. Ed è per questo che mi piace molto l'approccio e anche il tentativo di questa mattinata, giornata, pomeriggio così intenso, nel tentare di costruire dei nessi tra alcune grandi necessità, urgenze, anche alcune emergenze drammatiche o alcune sfide che non vogliamo perdere, come quella di Expo, e l'idea stessa dell'essere un partito di sinistra nel 2014. Forse il fatto che ci dobbiamo costringere a costruire un nesso tra un ragionamento su ciò che siamo e un ragionamento su ciò che poi facciamo, la dice lunga sulle necessità e su tutto il lavoro di scavo e su quanto un po' ci siamo persi. Ecco, io devo dire che curioso da queste parti con molto interesse per tentare di non perderci. E penso che portare il nostro contributo di Don Massimo, mio o di altri, provenienti dalle parti dell'esperienza più attenente all'ambito del sociale, sia non tanto la riproposizione qui in forme neocompassionevoli di un richiamo ai buoni sentimenti, ma sia la necessità di ancorare ai nostri fondamentali delle nostre storie il contributo da dare nel presente e nel domani. Perché in fondo Carlin Petrini nell'ultima parte del suo ragionamento e Massimo adesso, cos'è che ci dicono? Ci dicono, guardate che qui c'è un'enorme questione che si chiama dignità e riscatto. E noi non siamo forse nati per questo? E non ci siamo forse tutti quanti un po' cercati e ritrovati per questo? Io credo di sì, molto prima. Molto prima che per ragionare della modalità attraverso cui eleggere o individuare i rappresentanti del popolo, ma proprio per sapere essere nel mezzo, essere popolo. E essere popolo vuol dire sapersi portare dietro la voglia di cambiamento che tiene insieme il principio a cui si fa riferimento, le scelte politiche a tutti i livelli, nazionali, locali, eccetera, alla pratica quotidiana. Bene, sono arrivati dal 18 ottobre ad oggi 10.500 profughi siriani in questa città, di cui 3.600 bambini e ragazzini. Qual è il contributo che ha dato il governo di cui noi siamo parte integrante? Per non parlare del ministro dell'Interno, di cui apro e chiudo parentesi, prima o poi mi aspetto si inizi a discutere come questione politica. Sinceramente io non lo so. Nel senso che chi ha gestito qui, chi sta gestendo qua, in un intreccio anche molto bello, perché poi lo stiamo tenendo, ce la stiamo facendo, eccetera, la dinamica dell'organizzazione dell'accoglienza nell'emergenza. E quindi non dico il discorso pubblico sulla cittadinanza e sui processi di reale
relazione tra le culture a cui si faceva riferimento in quell'intervento bellissimo dell'autrice di prima, ma parlo proprio di ciò che è spinto dentro la nostra quotidianità dall'emergenza, ecco, in tutto questo non vi è alcun tipo di dimensione dell'azione politica nostra a livello di governo. Questo non lo dico qui per fare una sorta di strana pseudo rivendicazione, usando anche questa sede per cercare di intercettare l'interesse di qualche parlamentare o di qualche sottosegretario. Lo dico perché questa è una questione politica fondante sul nostro senso, non sul senso della comunità della cura, sul senso della presenza stessa di un partito di sinistra che si occupa della trasformazione e del cambiamento. Il 40,8% io credo che sia una straordinaria occasione innanzitutto. Facciamo fatica tutti a interpretarla nelle nostre città fino in fondo. Viviamola come una straordinaria opportunità e una straordinaria occasione. E sappiamo anche tutti benissimo che è una straordinaria occasione ottenuta innanzitutto grazie al modo in cui il Presidente del Consiglio, il segretario del nostro partito, ha interpretato la necessità di comunicare una sorta di nuova utilità pubblica forte della politica, nella efficacia della trasformazione, anche nella radicalità di alcuni cambiamenti. Sappiamo anche tutti benissimo però che forse abbiamo sfondato una porta, non abbiamo assolutamente su alcune grandi questioni nodali dello sviluppo del paese idea di come percorrerlo questo cammino, e allora qui c'è bisogno di starci con, diciamo, la capacità della relazione tra i tanti e diversi, la volontà di porre il tema del riscatto non nell'ottica un po' capitalistico filantropica di quelli che vogliono buttare qualche briciola rimasta sul tavolo a proposito di alimentazione e di nutrizione, ma quelli che sanno che il riscatto sociale è la grande occasione attraverso cui reinventare il modo stesso di produrre e redistribuire. Grazie ancora a tutti.